Renucci alla fine è il candidato di Giorgia Meloni, questo dice anche dello stato di salute della destra lì. Ma la presenza nel campo largo si può conciliare con la presenza di Italia Viva nella maggioranza di Bucci? Mi pare che la maggioranza di Bucci non esista più. Fino al voto esiste, insomma. Non si dimetterà lui, lei cosa ne pensa? Mi auguro che non si dimetterà, nel senso che mi auguro che possa proseguire la campagna elettorale e naturalmente possa anche proseguire il suo mandato. Quello che mi auguro è che il Comune non sia utilizzato come un comitato elettorale. L'unico no che noi vogliamo dire con grande forza è il no alle mafie, alle consorterie, alle cricche, contro le quali intendiamo combattere. Siamo per una reindustrializzazione sostenibile della nostra regione e per questo sappiamo che dobbiamo rafforzare la rete infrastrutturale, ma non solo le infrastrutture, quelle tradizionali, le strade e le ferrovie, ma anche quelle necessarie allo sviluppo della nuova economia. Pensiamo a quelle delle energie da fonti rinnovabili, pensiamo al tema dell'utilizzo degli strumenti necessari al digitale, pensiamo alle grandi strutture per il calcolo, tutte cose che devono essere al centro del programma, direi di tutti i programmi, quindi da questo punto di vista spero che ci sia un confronto che non sia più basato sulle caricature delle posizioni altrui.